primo step per fare tail whip è saper fare un ollie abbastanza alto. Secondo step è saper far girare velocemente il deck così. Ok, poi devo vedere se mi trovo meglio a fare il movimento col piede davanti o col piede dietro. Quindi, se mi trovo meglio col piede davanti a spingere, farò questo movimento qua. Se invece faccio il movimento, spingo col piede dietro, io farò questo movimento qua. Metto il piede davanti e spingo. Metto il piede davanti e spingo. Ok. Un consiglio che vi do se spingete col piede dietro è di non fare questo movimento qua, di spingere, pum, colpo forte, ma di dare un colpetto leggero, quindi così. Quindi così. È importante anche non mettere le mani qua in mezzo, perché mi do poca spinta e quindi faccio il movimento più lento, ma in centro oppure verso l'esterno, così riesco a darmi più spinta e va più veloce. Ok, ora provo a fare qualche tail whip.